Bene, rieccoci qui, la situazione la conoscete, al comando sempre il terzetto Brut Ristov Irizar Araburu, il basco a viaggiare con un margine di circa 3 minuti e mezzo nei confronti del gruppo principale qui inquadrato. In primo piano c'è Luca Mazzanti, vicino a lui Ivan Maio, del quale stavamo dicendo in precedenza. C'è sempre e soprattutto la Sunil Duggal Prodir, che è lì davanti a dettare il ritmo delle operazioni. Entra nei 35 km conclusivi anche il gruppo principale. Si intravede anche Danilo Di Luca, coperto dal compagno di squadra. Eccolo lì Di Luca, al solito, Patrick, nelle ultime posizioni del gruppo, no? Vabbè, ora è dietro perché è appena andato a parlare con il direttore sportivo alla macchina. Poi Danilo è l'unico corridore dei nostri che non mette mai la radio. Perché? Perché gli dà fastidio, perché dice che gli dà fastidio, è una questione di equilibrio, avendo l'orecchio tappato per colpa dell'auricolare, non si sente sicuro sulla bicicletta, diciamo, gli dà fastidio dopo un po' di ore che con la fatica col tempo che passa gli crea un po' di problemi di equilibrio. E quindi preferisce di tanto in tanto sfidarsi? Quindi probabilmente si è sfilato e si sfila una volta, massimo due nell'arco della tappa, e qui si è sfilato e è andato a parlare con il direttore sportivo. Marco, abbiamo detto c'è la salita conclusiva, questa però ancora non è la salita conclusiva, vero? No, questa è una salita con un dislivello di circa, intanto qui... E questa è una bella botta. Oi, bruttissima, ma che sborchia. Allargati, bel colpo, brutto colpo. E Orrec, ecco, vincitore l'anno scorso di una tappa al Giro d'Italia. Eh sì, la tappa dove era caduto Mori sul finale, dove ero fuga con loro. Ah, infatti, giusto. Aspetta, sì. La tappa che toccava le Cinque Terre su e giù, continuo, una tappa che dove eravate partiti velocissimi a 51 di media, credo, le prime due ore, e poi dopo queste salite sul finale veramente dure, per un pelo non sei riuscito ad agganciarti sul tratto più duro lì della costa lì delle Cinque Terre, se riuscivi ad agganciarti potevi arrivare magari coi primi, coi 5 o 6 davanti, no? Sì, non avevo... Ti sono mancati 100 metri un certo No, punto. Un po' di più sono mancati. Avevo una buona condizione. Il problema è che arrivavo da più di metà Giro d'Italia tirando tutti i giorni. Eh beh, certo. È chiaro che non si rimane... Sì. Non si... Cioè, è difficile recuperare, no? A lungo andare. Intanto questa è una facciatura tipica che si fa in questo tipo di circostanze. Si cerca di farla il più rigida possibile nel tentativo di non far esplodere troppo questa sorta di bubbone che è uscito dalla coscia di Orrac. E poi però è altresì vero che non devi fuggire troppo per impedire al sangue di fluire normalmente. Comunque Marco, stavamo dicendo sulle caratteristiche tecniche di questo finale di gara. Sì, questa salita che comincia a, diciamo, far assaggiare le proprie forze, comincia a mettere eventualmente in difficoltà i tre fuggitivi, e qui cominceremo a capire se il loro tentativo ha la possibilità di avere una gittata verso la salita finale oppure no. Mi sembra che pedalino per ora piuttosto bene. Non è una salita paragonabile all'ultima, 200 metri di dislivello, circa 4 km la lunghezza, la vediamo affrontare con i grossi rapporti. Poi è tutto un susseguirsi di falsopiani, altopiani, e la salita finale si prende a circa quindi 400 metri d'altezza. L'inizio è verso i 400 metri. Ricordiamo che i corridori sono partiti dal mare sulla costa di Sorrento e sono saliti piano piano. E poi appunto questi falsopiani introducono alla salita finale, e lì chiaramente... Beh, bisogna essere in grado di dare tutto. Nel frattempo, Patrick, abbiamo visto una chiara differenza di stile tra i tre battistrada. Brut rimane sempre in sella, gli altri due di tanto in tanto si alzano sui pedali. Che cosa cambia? Ma è proprio questione di stile. Ci sono corridori che preferiscono stare prevalentemente seduti e altri che hanno l'abitudine di alzarsi in piedi. Difficile dire cosa cambia. Sicuramente Brut è un corridore, credo che venga anche lui dalla pista, sì, e perciò ha una cadenza di pedalate, è abituato a star seduto. Salvi di più la gamba come fa Brut o no? Non me la sento di dire che salva la gamba, perché non sta andando agilissimo, è seduto e in più spinge il rapporto abbastanza duro. Si dice che uno salva la gamba quando va agile, no? Però appunto in questo caso secondo me tende anche,
diciamo una cosa che penso io, il corridore leggero, il corridore magro tende ad alzarsi in piedi molto di più del corridore pesante. Infatti abbiamo visto Ricco in gruppo che era in piedi anche se stava a ruota, perché di solito anche stando a ruota stai più seduto che quando tiri, no? Quando sei davanti. In genere il passista, no? Che sta piuttosto seduto, mentre chi è scattante spesso si alza di più. Non è una regola, ma si può anche... A proposito di stare a ruota, questa che vedete, lo ricordiamo ancora, non è la salita conclusiva, ma per certi versi ha caratteristiche simili, soprattutto per quel che riguarda la pendenza, e perciò ne sono fedele testimonianza a queste immagini, anche sulla salita conclusiva bisogna cercare di stare il più a ruota possibile, vero? Sì, in questi casi quando la velocità è abbastanza elevata, se l'ultima salita i corridori saliranno una velocità dai 25 ai 30 all'ora, con delle pendenze che non sono così dure, e a 25-30 all'ora stare a ruota la differenza la senti. Su pendenze più dure, quando la velocità è di 14-15 all'ora, a quel punto cambia poco. Cambia veramente poco. E conta stare a ruota anche nella situazione che abbiamo visto in precedenza, quando c'è l'elicottero lì praticamente a poche decine di metri che ti spara un sacco di aria contro e fa veramente aumentare il vento che percepisci. Io penso all'elicottero, adesso un po' meno, questi elicotteri sono molto più leggeri, forse più ai miei tempi creava veramente dei problemi quando si metteva lì vicinissimo. Creava problemi per il rumore veramente assordante, ma anche perché praticamente dava la forma al gruppo, perché sparava aria lateralmente, il gruppo spesso si allungava e finiva sul ciglio proprio per la presenza dell'elicottero. Nel frattempo c'è una segnalazione importante per quel che riguarda le condizioni di Paolo Bettini. Come era prevedibile, come si era intuito chiaramente dall'immagine, c'è un problema al costato, alla parte sinistra del corpo, ma sembrerebbe che il medico abbia già escluso delle fratture. Beh, come fai a dirlo, Armando? Cioè, è difficile, difficile, no, certo. Parlo del medico, non certo. Di te, perché chiaramente lì bisogna fare le radiografie per accertarsi veramente. Spesso non sono vere fratture, ma sono incrinature, sì. Che però danno dolori alla fine, e portarsele a spasso per magari una settimana intera non può che anche condizionare psicologicamente, o no Patrick? No, poi è chiaro che una frattura al costato vuol dire dormire male, vuol dire non recuperare, vuol dire non riuscire a riposare. Stai quasi meglio in bicicletta che a letto. Non direi, perché ogni buco, ogni piccolo vibrazione la senti, e fa male ridere, fa male respirare. Starnutire. Anche, chiaramente. E troviamo i tre battistrada. In testa c'è Pavel Brut, che quest'oggi è andato anche a conquistare alcuni punti preziosi per la classifica che già comanda, vale a dire quella legata al Gran Premio della Montagna. Evidentemente l'obiettivo di Brut è quello di tenere più a lungo questa maglia verde, anche se poi quando ci saranno le grandi montagne anche lui quasi certamente dovrà abdicare agli scalatori puri. Ma ti dirò, io ti parlo di più di un mese e mezzo fa, parlando con uno dei suoi direttori sportivi, Claudio Cozzi. Si parlava appunto che del Giro d'Italia, e gli chiedevo un po' con chi venivano a fare classifica. Brut era uno dei corridori che portavano al Giro per cercare di fargli fare classifica. È un corridore molto giovane, è chiaro che non nessuno si aspetta che vinca questo Giro d'Italia, però potrebbe essere una delle sorprese, delle rivelazioni. Però se va sempre in fuga così, non credo che possa fare classifica. Appunto. Magari ha cambiato obiettivo, però è vero che se puntavano a fargli fare classifica, potrebbero puntare a questo punto a fargli conquistare la maglia verde. Chiaro, sicuramente. Ad esempio l'altro giorno ci siamo intrattenuti telefonicamente anche con l'altro direttore sportivo, quello principale della Tinkoff, vale a dire Maini, il quale ci ha chiaramente detto che l'uomo di classifica di questa formazione è Petrov. Arriva anche la Stana, vale a dire la formazione di Paolo Savoldelli, anche Garzelli lì nelle prime posizioni. Quindi si comincia ad andare davanti in previsione della salita finale, che non è poi così lontana, perché l'abbiamo detto è una salita molto lunga che va affrontata nelle prime posizioni. È vero che poi c'è un lungo rettilineo che la introduce, il passaggio di Avellino permette di riposizionarsi se si dovesse stare dietro, ma intanto comunque c'è una piccola discesa che evidentemente merita di essere
affrontata davanti. È vero, Pietro Algeri, io lo ricordo, lui ha cominciato come direttore sportivo proprio quella del Tongo quando c'ero io, e per lui è una, quasi una fissazione, continua continuamente a ripeterlo di stare davanti specialmente nelle situazioni di rischio, le situazioni difficili, le discese che possono poi anche portare allungare molto il gruppo, e magari con un po' di vento laterale che potrebbe esserci oggi, visto che il tempo sta cambiando, si passa dalla pioggia a condizioni di sole, quindi una variabilità del tempo che può anche improvvisamente prevedere anche un po' di vento che potrebbe insomma anche portare fuori un ventaglio con qualche squadra che magari in salita non ha grosse chance e che quindi cerca di scombussolare la corsa appena prima. Tanto Rubens ancora sempre Rubens davanti, tra le principali vittime della mega caduta alla quale abbiamo assistito in precedenza c'è il sudafricano McLeod della Française des Jeux, già trasportato all'ospedale dove gli è stata riscontrata una frattura alla clavicola. Se fai il corridore la clavicola prima o poi te la devi rompere, no? Sì. È un classico. Direi di sì. Ma tu non l'hai rotta? Sì, due volte. Ma io non l'ho mai rotta. È vero, sono un'eccezione. Ma avevi troppo il mal di pancia, quindi compensavi con il mal di pancia. Sempre il terzetto dei battistrada. Partito dopo una trentina di chilometri di corsa e dopo una prima ora di corsa scivolata via a velocità davvero irrisoria. 29 chilometri e 300 di media. Intanto Armando è di nuovo bagnato, la discesa è di nuovo bagnata, e quindi si può capire che i direttori sportivi siano un po' preoccupati e cerchino di mandare in avanti i propri corridori per affrontare la discesa, anche se non è una grande discesa, abbiamo detto sono falsopiani per lo più, ma appunto di affrontare la discesa davanti. Andiamo però già verso il cuore dell'Irpinia, dove l'asfalto mi sembra da queste immagini meglio rispetto a quello che avevamo visto lungo la costa amalfitana. Sì, i villaggi sono il peggio che si può incontrare, l'asfalto è più liscio, qui è un po' più rugoso, il che chiaramente va a vantaggio di tutti. Come ti sembra stia pedalando Gasparotto, padre? Ma mi pedala sempre. Niente, ma quindi niente problema per la caduta di prima? Sicuramente avrà dei dolori, su questo non c'è dubbio, anche perché dopo una caduta di genere, poi essendo lui il primo, in teoria il primo è quello che si fa così sempre più male. Però credo che abbia recuperato e credo che possa essere lì, cioè, in grado di difendersi il più possibile. Penso, secondo me oggi, visto che sono andati abbastanza piano soprattutto all'inizio, la salita verrà fatta veramente veramente forte e sarà difficile che riesca a tenere la maglia rosa. Però non sono nemmeno così convinto che si stacchi subito appena cominciata la salita. Ma tu ti sei allenato in Engadina con lui, hai fatto un bel periodo di allenamento, no? Quindi avete fatto parecchie salite insieme. Sì, ma questo era l'anno scorso e soprattutto lui usciva da un periodo dove era... Vabbè, di grandi guai. Esatto, dove era stato malato, ha avuto mononucleosi a gennaio, poi ha avuto una polmonite durante subito dopo il Romandia e era venuto in Engadina a ricominciare ad allenarsi. Bastato, quest'anno sicuramente ha fatto un ottimo avvio di stagione e tu hai corso parecchio lì insieme, no? Anche a Romandia recentemente. Sì, abbiamo fatto Romandia ultimamente e basta, all'inizio abbiamo fatto pochissime corse insieme. Ricordiamo Gasparotto, campione, ex campione italiano. Fa una collezione di maglie impressionante Gasparotto. Gli piace, si vede. Maglia campione d'Italia, maglia rosa, maglia bianca. Questo Giro d'Italia sempre con la stessa maglia bianca che Gasparotto attualmente ne è ancora il proprietario, ma evidentemente non può indossare due maglie, quindi la maglia bianca c'era il suo compagno di squadra Vincenzo Nibali. 50 sono i corridori legati a questa speciale classifica dedicata agli under 25, reintrodotta alla Giro d'Italia dopo un'astinenza durata 13 anni. L'ultimo a vincere fu il russo Yevgeny Berzin. Velocità che è notevolmente aumentata anche perché si va in discesa, mentre di controcanto è diminuito il vantaggio dei tre battistrada. Ora siamo lì attorno ai 3 minuti 3. Si diceva di Gasparotto che potrebbe avere un
bel avvenire. Mi sembra, per paragonarlo a un corridore dei miei tempi, un Gavazzi che potrebbe essere capace nei prossimi anni, ricordiamo ha solo 25 anni, di tenere in salita ed essere fra i più veloci di quelli che tengono in salita. Un po' quelle le caratteristiche che ha, perché ricordiamo il campionato italiano che ha vinto, l'ha vinto battendo Pozzato in volata. Credo che con le dovute proporzioni può essere definito corridore alla Bettini. Tiene bene in salita, è veloce, molto veloce, e se saprà crescere bene può diventare un corridore di quel tipo, un ottimo corridore. Cioè non da vittorie nelle volate di gruppo magari, ma vittorie in questo tipo, esatto, di volate, esatto, dopo corse difficili, corse dure. Il signore che vedete qui in immagine è l'abate del santuario di Montevergine di Mercogliano, dove è posto l'arrivo di questa quarta tappa del Giro d'Italia. Patrick, in precedenza abbiamo visto Gilberto Simone alimentarsi. Sono gli ultimi chilometri questi dove ti puoi alimentare o puoi mangiare anche qualcosina a 10 km dalla conclusione? No, l'ultima salita è molto difficile che si riesca a mangiare, soprattutto i corridori che saranno davanti a fare la corsa, a giocarsi la tappa. Ora mancano pochi chilometri, è chiaro, sono gli ultimi momenti prima di mangiare. Prima di cominciare l'ultima poi salita. Poi non serve più poi mangiare, perché... Esatto, sicuramente ora avrà preso qualcosa di molto calorico, degli zuccheri veloci, roba che il corpo assimila velocemente e che gli verrà buona sull'ultima salita. Perché qui a questo punto servono solo gli zuccheri, no? Negli ultimi 30 km. Sì, è chiaro. Sì, sì. E vediamo, la discesa continua a essere umida, mi sembra. Quindi appunto bisogna correre davanti, anche se la fase finale di introduzione alla salita presenta un lunghissimo rettilineo, quello del cane Armando, sì, dove l'ultima volta è sgusciato improvvisamente un cane, che appunto permette di recuperare terreno, anche se non sarà facile perché lì già ci sarà un'altissima velocità, ci sono proprio i treni delle squadre che portano avanti i capitani per affrontare la salita nelle prime posizioni, quindi recuperare lì costa poi energie. Nel frattempo ritroviamo i tre battistrada, i quali ad un certo momento viaggiavano anche con un margine che ha sforato i 7 minuti, originato anche da quella mega caduta nella quale sono rimasti coinvolti almeno una trentina di corridori. Il gruppo ha notevolmente rallentato il ritmo della sua pedalata per parecchi chilometri e questo per appunto ha permesso ai tre di andare a 7 minuti di vantaggio, poi progressivamente diminuiti sotto l'impulso dato in primis dalla Sonia di Valprodire, che spera di centrare la vittoria o con Riccò o con Simoni. Intanto Armando, siamo entrati a Vellino, quindi curve contro curve, poi quel rettilineo di cui parlavo. In effetti tre stanno comunque lavorando ancora bene, specialmente Brutta è più motivato degli altri certamente. Dunque fra un po' inizia la salita, no Marco? Beh, c'è questa introduzione, poi questo falso piano leggero in salita che introduce appunto la salita finale, gli ultimi 17 chilometri. Bisogna dire anche comunque che Christophe è un corridore che ha i numeri, ha fatto anche un buon Romandia, lo ricorderemo, l'abbiamo ricordato tra l'altro Romandia proprio perché a Luisson, dove è arrivata una tappa del Romandia, aveva vinto 4 anni fa, mi sembra, una tappa battendo Martin Helmiger. Sono arrivati in due, Christophe era giovanissimo a quell'epoca, forse Helmiger l'ha un po' sottovalutato e appunto riuscì a batterlo in volata al termine di una lunghissima fuga. Christophe che poi ha dato altre dimostrazioni comunque di classe, eccolo là, lo vediamo davanti mentre tira, e quindi credo che anche lì, pur non essendo uno scalatore, sia motivato per cercare di arrivare il più lontano possibile. In effetti questo che hai citato del Giro di Romandia rimane il successo più importante della sua carriera, 5 vittorie in totale, anche se va pure detto che lo stesso Christophe ha vinto un campionato nazionale a cronometro, quello dell'Ucraina, suo paese d'origine, nel 2004. Quindi un ottimo passista, lo vediamo un po' tozzo e quindi poco adatto probabilmente
a questa salita, a questa lunga salita finale. L'obiettivo comunque è, e mentre la salita si avvicina, abbiamo visto, siamo solo praticamente a un'altra caduta, brutta, e ancora bagnato, e in effetti di nuovo in città, dove l'asfalto è più brutto. Ancora Axel Merckx, o mi sbaglio? Sì. Beh, chiaro, prima sotto aiuto incerto, non è tanto difficile che qualcuno stia la seconda volta. Prima si era visto bene. Prima si era visto bene, ancora una volta si vede bene. E adesso è veramente arrabbiato. Bicicletta rotta. Axel Merckx, che alla sua ultima stagione da professionista smetterà, figlio del grande Eddie, se ne andrà in Canada, vicino a Vancouver, nelle terre di quella che è sua moglie. Anche Joachim, Sì. Eh sì, è un brutto episodio per Axel, 14esima stagione da professionista, insomma non è l'ultimo arrivato, è la quarta partecipazione al Giro d'Italia per lui. L'anno scorso per pochissimo non ha vinto una tappa, è stato ripreso a 50 metri dall'arrivo, poi vinse il compagno di squadra di Patrick Calcagni e Pellizzotti. Sì, una decina di vittorie in carriera contro le oltre 500 di papà Eddie. Altro figlio d'arte, Nicolas Roche, figlio di quel Stephen Roche che esattamente 20 anni fa riuscì nel filotto di vittorie Romandia, Giro d'Italia, Tour de France, campionato del mondo. E suo un tentativo proprio l'altro ieri di uscire dal gruppo all'ultimo chilometro, bella azione, poi non era facile mantenere una velocità che del gruppo era altissima. Poi ha vinto Petacchi la volata, ma bel tentativo quello del 22enne Nicolas Roche. C'è un altro figlio d'arte lungo le strade del Giro d'Italia di quest'anno, vale a dire il figlio di Gilbert Duclos-Lassalle, vincitore negli anni 90 di due volte la Parigi-Roubaix. E intanto siamo su questo rettilineo finale, possiamo dire così, prima della salita. Ah. Quello che introduce la salita. Qui vediamo il problema per i tre è di mantenere il vantaggio, e non è facile perché siamo contro vento. Dietro chiaramente le squadre a questo punto mettono lì i propri uomini che possono staccarsi tranquillamente in salita a fare velocità, e quindi il vantaggio dei tre è destinato solo in questi tre chilometri a diminuire di molto. Patrick, lo abbiamo sottolineato, in queste circostanze c'è una sorta di volata nel tentativo di trovare la miglior posizione possibile per la salita. È un processo al quale non puoi fare a meno. Sì, è chiaro, perché tutti cercano di prendere la salita davanti, diciamo, gli uomini, chi punta, chi non punta, chi vuole arrivare là, è normale, i capitani delle varie squadre hanno i loro due o tre gregari che cercano di portarli davanti, cercano di fargli prendere davanti la salita spendendo il meno energie possibili, cercando di tenerli coperti e facendolo praticamente tutte le squadre con almeno un capitano. Si crea questa piccola volata per prendere la salita lì. Da un punto di vista delle regole non scritte, la signora Duval Prodire sta tirando oramai da una centinaio di chilometri. Può capitare benissimo che c'è un'altra squadra che va lì a sgomitare per mettersi davanti. Ma se noi guardiamo, la Saunier è lì e tutti arrivano fino a terzo corridore della Saunier, secondo, terzo corridore, e poi si fermano e cercano di rimanere dietro, stanno tirando loro, perciò si lascia la loro. Sì. Infatti se guardate Rubens e Litu sono sempre lì, e a destra, a sinistra i corridori cambiano, no? Girano e rigirano. Sì. Ora la situazione sta diventando veramente complicata, perché arrivando corridori da destra e da sinistra si stringono, e sì, è vero che lasciano davanti Rubens e Litu, però anche se Belovošić si è già sfilato, ha fatto una tirata di 1,5 km, ha dato quello che poteva dare. Ora diventa difficile per Simoni, per Ricò, sono un po' chiusi in effetti. Esatto, che rimangono chiusi, e allora devono trovare il modo di tirarsi fuori e di rimanere là. Ora se la Saunier vuole fare un vero treno, ma non lo so, vediamo, è chiaro che devono arrivare altri corridori, non possono pretendere che Rubens e Litu facciano ancora anche il treno e riescano a aumentare la velocità in modo tale da tenere il gruppo in fila, perché sono parecchi chilometri che stanno tirando. Sicuramente sarà difficile che abbiano la forza di farlo,
magari si accontentano appunto di rimanere nelle prime 15 posizioni, perciò anche Ricco e Simoni si accontentano di restare lì nelle prime 15 posizioni e va bene così. Marco, il intanto tuo urlo visto... di sofferenza appunto era dovuto al mi sembra fosse un garato ma non lo so, vabbè, però appunto della Milram l'abbiamo visto purtroppo ha dribblato un albero, uno spettatore e una spettatrice, ma non sappiamo se ci è riuscito però perché credo alla fine di sì. L'immagine e no, se non lo mostravano però l'elicottero si vede non è riuscito ad averlo tutto in immagine, la sua azione è veramente un po' arrischiata, un po' rischiosa. Ma i corridori in questi casi veramente sono degli artisti, no? Patrick, sì. Spesso riesci a risolvere delle situazioni che sembrano compromesse. C'è chi è più artista di altri, ecco. C'è chi è portato a fare dei numeri del genere e lo fa più di una volta e altri corridori che magari piuttosto frenano, piuttosto che si rigidiscono. No, magari poi... si evita di correre certi rischi, ecco. Io personalmente... molto molto raro che salto su un marciapiede anche magari avendo la possibilità di farlo. E se si può vincere come ha fatto Freire a Ascona l'anno scorso nella tappa quello del Tour de Suisse? Quello chiaro che Freire l'anno scorso al Tour de Suisse ha dato saggio di quello che è correre in bicicletta. E Freire è un campione, è un corridore che tra furbizia, forza e astuzia non è secondo a nessuno, quando è in condizione è il corridore numero uno, secondo me. A me piace dire che è il corridore che in percentuale corse fatte, corse vinte è nettamente in testa. Sì. E poi che corse vince? Che corse? Ma è vero che si allena così poco? Cosa dicono? Lui continua a sostenere che al massimo fa 3 ore. No, lo dicono anche quelli che gli abitano vicino che lo vedono. Infatti me lo diceva anche Nardello che sì. In effetti viene raramente a allenarsi e poi quando è necessario c'è. Intanto si comincia a salire. Mercogliano e quindi da qui via inizia la salita conclusiva che porta in quel di Montevergine. Guardate le caratteristiche di questa salita che ha una pendenza media attorno al 6%, alcune punte ma sono tratti davvero minimi, anche attorno al 10%, ecco perché come abbiamo più volte ripetuto è una salita lungo la quale certo si esalteranno gli scalatori puri ma a ruota di questi rimarranno in parecchi. Mentre in testa al gruppo si è portata l'acqua sapone per Stefano Garzelli. La squadra di Garzelli per l'appunto, defilati i compagni di squadra di Simoni e di Ricco. Ma in effetti è molto adatto questo arrivo per Garzelli, anzi sembra fatto apposta per Garzelli, un arrivo dopo una salita veloce. Ricordiamo che Garzelli ad esempio l'anno scorso ha vinto il Trevali Varesine con una salita che era anche più dura sul finale. E ha vinto anche il trofeo Melinda che presentava una salita del genere sul finale, quindi chiaramente se la condizione lo sostiene sembra essere ottima, anche lui lo dice, può Stefano, essere un brutto cliente per tutti. Poi Stefano ha un'esperienza grandissima anche nel gestire la squadra, sa farlo perfettamente, è uno dei migliori in questo campo. Che abbiamo visto ha mandato avanti la squadra proprio nel momento dove inizia la salita, ha tenuto coperti tutto il tempo e ecco, li ha messi là adesso, lui è lì in quarta posizione. Kunitzky, eccolo in testa, qui Garzelli. Ricordiamo già il suo terzo posto su questa stessa salita nel 2001 quando si impose Di Luca davanti a Simoni e allo stesso Garzelli. Garzelli e Simoni in quegli anni lottavano per la classifica generale mentre Di Luca 6 anni fa non era ancora quello attuale, quello che ambisce concretamente a conquistare il Giro d'Italia. Allora si occupava principalmente dei successi parziali, ora le cose nel corso di questi ultimi anni sono decisamente cambiate. Qui il primo tratto duro della salita intorno al 7%, poi si torna di nuovo al 4% per un chilometro e poi quel piccolo tratto al 10% che verificherà un po' anche la situazione per questi tre che hanno ancora un vantaggio discreto, diciamo così. Anche 2 minuti sono pochissima cosa. Sono un po' troppo pochi chiaramente, però sono 2 minuti che per cui vale la pena comunque lottare e cercare di mantenersi davanti.
il gruppo principale con la maglia rosa Andriotto, che oramai ha già abdicato. Maglia rosa è Gasparotto. Gasparotto, sì, sì, certo. Gasparotto. E te se ne va, Brut. Allunga davanti Pavel Brut, da dietro ha già perso contatto Gasparotto, ma non per una questione strettamente tecnica, perché normalmente in condizioni normali Gasparotto avrebbe tenuto sicuramente a questo punto le ruote dei migliori. Il problema però è per Gasparotto, che è stato vittima di quella caduta della quale abbiamo già più volte parlato. Ripreso Brut. Un dato già sicuro a questo punto: la maglia rosa cambierà di proprietario al termine di questa tappa. Questo è il primo gruppetto che si crea alle spalle. Forse con Bertogliati a questo punto, visto sì, tutto il lavoro sì, che ha fatto con i velocisti e con gli uomini che hanno lavorato in precedenza. No, Bertogliatti è un po' più avanti, forse, esatto, forse sì. Bertogliatti è riuscito a vedere lavorano anche quelli della Panaria per Perez Quappio da una parte, ma anche per Emanuele Sella dall'altra. Perez Quappio che mi sembra ambizioso, ricordiamolo che già tre anni fa Perez Quappio ha tentato la sortita nel finale della salita tra i tornanti, poi non gli è andata bene, ma anche lui potrebbe smarcarsi dal controllo di quelli che puntano alla classifica generale, cercando di partire tra i tornanti finali. Brutta la secondo tentativo parte, eccolo qua, è il più forte nettamente dei tre, quindi è giusto che tenti la sua sorte, e potrebbe anche aver conservato energie sufficienti per vendere cara la propria pelle, soprattutto se è dietro si continua a far melina, perché a questo punto mi sembra l'acqua e sapone abbia un po' desistito, serviva soprattutto a dare una prima strattonata al gruppo quell'azione dell'acqua e sapone, ora un momento interlocutorio che va certamente a favore di Brut. Gli altri due comunque rimangono lì abbastanza vicini alla Russo. Brut, che era anche il primo in classifica generale di questi tre, a 1.4 e quindi a questo punto ancora 1.02, poi perché ha conquistato due secondi da buona. Quindi rimane chiaramente virtuale maglia rosa. Ma dura poco questa virtualità, caro Marco. La sofferenza è un po' mi sembra Gasparotto, di Gasparotto. Sì, mi sembra sofferente per la caduta. Probabilmente, sì, probabilmente gli fa male. La schiena, la gamba, il fianco dove picchiare. Veramente un concentrato di potenza questo Brut. Ricordiamo solo come ha vinto a Chiasso con un'azione ai 500 metri finali che ha anticipato la volata poi vinta da Rebellin, che però non è riuscito a rimontarlo negli ultimi metri, arrivando a un paio di metri. Ma è per fare un'azione del genere per Brut, che si era già mosso molto, in modo molto attivo durante la corsa, ci vuole classe e potenza, e bisogna intravedere anche il momento giusto, quindi ci vuole anche un acume tattico che credo Brut dimostri anche oggi. Forse non ha dato tutto in precedenza quando era in compagnia dei suoi due, proprio per concentrare gli sforzi su per questa salita finale. Intanto tutta la Liquigas, o quasi tutta la linea nelle prime posizioni, risale in maglia bianca anche Nibali. Abbiamo visto dietro con Gasparotto Vanotti per l'appunto. Se Gasparotto non avesse avuto la maglia rosa, l'avrebbe fatta da solo questa salita, o comunque no, un compagno. No, anche perché Vanotti, se abbiamo visto in precedenza, era uno tirava insieme ai corridori della Saunier fino a quando non c'è stata la caduta. E sicuramente avendo tirato e avendo fatto il suo lavoro, anche lui era un po', diciamo, anche perché Vanotti è uno di quei corridori che da domani sarà là davanti a tirare, perché è uno dei corridori della Liquigas che ha questo compito. Ciò, cominciando la salita, sapendo che lui non è quello che deve rimanere vicino ai capitani ed è inutile che tenga duro per arrivare 60esimo a 5 minuti, meglio stare vicino al compagno che meglio stare vicino al compagno, soprattutto meglio, esatto, che difficoltà, prima di tutto perché c'è la maglia rosa e poi anche sapendo di risparmiare un po' di forze per i giorni successivi.
Nel frattempo qui ritroviamo il battistrada Pavel Brut nelle prime posizioni del gruppo principale, ecco Nibali alla ruota del quale c'è Pellizzotti. Ho visto nelle prime posizioni del gruppo anche la maglia di campione del mondo di Paolo Bettini, dunque Bettini sembra essersi ripreso. Questo significa che nei giochi che più contano dobbiamo reinserire per l'appunto il toscano. Prova a risalire le posizioni anche Paolo Savoldelli, mentre il primo piano è dedicato a Danilo Di Luca, dai più indicato come il favorito numero uno per la vittoria di tappa quest'oggi, come già gli era capitato nel 2001. Nel 2004 invece, quando si impose Cunego, Di Luca non c'era perché aveva focalizzato tutta quanta la sua attenzione sulla Tour de France, al quale poi non potette partecipare. Mi sembrano veramente di una Nibali e Pellizzotti di una tranquillità estrema, cioè credo che non aspettino che poter mettere in pratica il piano della squadra, probabilmente, che cercheremo di capire quale sarà, se quello di muoversi, di scattare, di scombussolare i giochi in testa per obbligare gli altri poi a muoversi di controcanto, oppure se favorire l'azione di Luca, di Luca nel finale. Ma Zanini corre per la Lotto o corre sempre per la Liquigas? O meglio, Gasparotto l'anno prossimo correrà per la Lotto o per la Liquigas? Bravo Patrick, in effetti sì, che, perché è in fine di contratto, sì. E in effetti Gasparotto punta a un contratto migliore, no, la Lotto bene. Predictor no, ma lo ricordiamo, è una delle formazioni con la Quick Step che vorrebbero ingaggiare per l'appunto Gasparotto. Sì, c'è anche da dire che appunto l'anno scorso Zanini era il nostro compagno di squadra e sono molto amici lui ed Enrico. Zanini e Gasparotto si sono trovati sempre molto bene insieme e sicuramente ritrovandosi nello stesso gruppetto è normale che in questo momento Zanini gli dia una prova di conforto, sì, che lo aiuti chiaramente. Intanto Noè è l'ombra di Di Luca, sempre lì nel posto giusto, al momento giusto. Noè, dall'alto della sua esperienza di vecchietto stagionatissimo. Sì. Ecco Patrick, ma vogliamo spiegare al pubblico perché? Nel senso che è abbastanza semplice capire, hai dei compagni davanti, tu stai in scia dei tuoi compagni e risparmi. Ma perché avere anche un compagno alla tua ruota? Ma in questo momento credo che è un caso. Sinceramente, perché in un arrivo in volata sì, il compagno che ti rimane a ruota è lì per un motivo specifico, che è quello di cercare di non far mettere un altro velocista sulla tua ruota. In questo momento in salita Noè si trova lì forse perché perché deve star vicino, semplicemente, perché deve star vicino, non ha il compito di tirare in questo momento, e il posto migliore per stare senza dar fastidio nemmeno di Luca è subito dietro. Sì, perché mettiamo che scatti qualcuno di un'altra squadra, si tratta di riportare Di Luca, di intervenire e riportare Di Luca nelle prime posizioni, ad esempio se si fa un buco, se c'è una situazione di emergenza. Quindi fare l'ombra del capitano serve ad assisterlo quando si crea la difficoltà. Qui non ce n'è, però quando c'è la difficoltà bisogna essere lì. Qui vediamo come Miolevic sta facendo un grandissimo lavoro. Questo è un corridore che ha una grandissima esperienza, che è impressionante la calma che ha questo ragazzo, perché riesce a... L'anno scorso a Giro d'Italia ha rotto il femore e ha fatto 4-5 tappe con il femore rotto, con la testa del femore rotta. Si sono accorti, i dottori si sono accorti dopo 4-5 tappe. È stato fermo 6 mesi, ha ricominciato a correre quest'anno alla fine di marzo. È arrivato a correre al Castilla León appunto a fine marzo già con una condizione veramente buona. È un corridore che sa prepararsi ed è fondamentale per Danilo Di Luca, sarà fondamentale nelle tappe di montagna. È vero che noi parliamo sempre dei capitani, di quelli più conosciuti, ma spesso anche dei drammi, delle situazioni così che compromettono spesso l'azione di chi sta intorno ai capitani. Di questi non si sa niente, il nome semplicemente scompare per un po' di tempo, eppure appunto sono, magari scompare appunto per dei motivi di questo tipo, cioè degli incidenti, delle cose che poi i giornali neanche scrivono perché non sono ritenute importanti, oppure lo scrivono solo il primo giorno e poi se ne dimenticano tutti. È un po' l'oscura vita del gregario, di chi sta intorno ai nomi più conosciuti. Beh, anche se noi in televisione ne parliamo spesso comunque, ma
ecco. Sì, però non dopo mi sembra che sia così. Ma fra tre tappe, magari non sei, se noi ne parliamo oggi di lui, magari fra tre tappe non se ne ricorda più nessuno. Sicuramente eppure fra qualche tappa ne riparlerete ancora, perché sarà là tutto il giro. Lui. In questo caso di lui sì, ma per dopo l'incidente che ha avuto l'anno scorso. Sì. E resta nell'ombra magari per sei mesi e nessuno ne sa niente. Nel frattempo ha ripreso Brut dai suoi ex compagni di avventura che sono ritrovati, si sono ritrovati abituali compagni di avventura, e allora sempre Ristov con Irizar e con per l'appunto Pavel Brut. Ripreso, ma tira sempre Brut. Sì, segno comunque che la salita, appunto, come si sapeva, d'altra parte non fa selezione, non è difficilissima. Questo è dimostrato anche dal comportamento del gruppo, che non sembra quasi apatico, non c'è nessuno che prende l'iniziativa per ora. È un tratto di salita un po' più facile in attesa di quel 10% che potrebbe anche incoraggiare qualcuno a tentare qualcosa. Vantaggio sempre più ridotto per i battistrada, con un gruppo principale che di conseguenza si avvicina sempre più lì alla testa della corsa. Mihojlevic sempre in testa, Degelius in seconda posizione e poi i capitani della Liquigas, vale a dire Di Luca, mettiamoci pure anche Nibali, il giovane Vincenzo Nibali, che è uno dei giovani più interessanti del panorama ciclistico internazionale. E lì attorno alla decima posizione anche il campione del mondo Paolo Bettini. E tra poco inizia il tratto con i tornanti. Vediamo, la strada si restringe leggermente, tra un po' curva a destra e poi si comincia con i tornanti, appunto, e lì bisogna essere davanti, perché ripeto, eccoli qui, questa curva a destra, poi tra poco i tornanti, e lì c'è un tira e molla continuo. Chi è dietro la ventesima, venticinquesima posizione soffre molto di più, quindi si ricomincia a tirare, si ricomincia a cercare di allungare il gruppo proprio per mantenere i capitani davanti, Patrick, per in questo caso Nibali e Di Luca. Attacco, primo attacco lungo questa salita proposto da un corridore della T-Mobile, è il ceco Rabon. Giovanissimo, campione europeo cronometro under 23. Eccolo. Eh sì, questo è un talento. Rabon. Questo è un talento. Ma vediamo come la salita non abbia pendenze eccessive, anche perché nelle curve i corridori smettono di pedalare, quasi frenano. Dunque, alle spalle dei tre battistrada c'è questo primo tentativo di offensiva firmato per l'appunto da František Rabon. Ecco che la regia ci ripropone il suo allungo. Nato a Praga, vive a Pilsen. Viene raggiunto da Perez Quapio in questo momento. Sì. Arriva anche il messicano. Lo vedevi lì. Che aspettava il quale rilancia il immediatamente, al solito con dei rapporti impossibili. In sé non è una salita per Perez Quapio, però questi tornanti continui per uno che sta molto fuori sella, uno che rilancia continuamente l'andatura, non sono poi mali. Uno che praticamente dopo ogni tornante fa una volata col grosso rapporto. Ma che rapporto aveva, padre? 53? 53... 17? Sì, probabilmente. Altro attacco da dietro. Già ripreso Rabon. Perez Quapio da parte sua si avvicina sempre più al terzetto dei battistrada. Addirittura Christophe che attacca, segno che effettivamente anche Brut non ne ha più molto da spendere, non è uno scalatore. Christophe, vediamo, è un po', come dire, si vede che sono stanchi, i tre sono stati sempre esposti al vento, sì. In effetti rimangono poche energie. Irizar Araburu era dei tre quello che si conosceva meno, nessuna vittoria in carriera contro le 5 di Ristov e le 16 di Pavel Brut, però ci si poteva magari aspettare, visto che era un atleta dell'Euskaltel, buona attitudine in salita, così non è stato, anzi in salita è quello che sta soffrendo sin dall'inizio più degli altri. Mentre qui ritroviamo Perez Quapio. L'attacco del messicano
quale però non sembra essere in grado di fare davvero il vuoto, anche perché, lo ricordiamo, questa non è una salita lungo la quale puoi seminare vero scompiglio, e questo è il problema. Sì, Patrick, è una salita dove conviene restare uniti, come fa la Liquigas, lasciando tranquillamente scattare chi cerca di andarsene per appunto fare un lavoro di velocità progressiva alle spalle, ragazzi, e lanciare poi il capitano salendo, negli ultimi chilometri. Sta salendo con un passo, come diciamo noi, regolare, direi forte e regolare, perché dietro la gente si stacca. E poi si dice vengono dietro da soli, esatto, chi scatta. Tornano indietro da soli, chi scatta quando si sale con questo ritmo alla fine torna dietro da solo, a meno che proprio non abbia la forza per arrivare, ecco, per fare la differenza. E Perez Quapio non sembra averla questa forza, infatti sta già tornando indietro, o no? Sì, è lì, ha guadagnato qualcosa sullo scatto, però adesso è sempre lì. Comunque sta pedalando ancora bene. La pedalata è bella. Per quel che riguarda il gruppo, Patrick, abbiamo visto tutti i tuoi compagni di squadra della Liquigas. E sta rientrando sui tre. Sì, a beneficio evidentemente di Nannino Di Luca, lì in testa del gruppo principale. E tatticamente uno fa una frenata, che ne so io, di 400-500 metri, poi c'è un cambio, oppure uno dà il massimo per 3-4 km e poi rimbalza indietro? Intanto è uscito Zampieri da dietro, sì, che sta cercando, eccolo, di Zampieri entrare su Perez. Bravissimo, come aveva fatto ma prima nel primo tratto della salita già 3 anni fa. Dicevi? Scusa, dicevo. Andava sottolineato comunque l'attacco, sì, no, di Zampieri. Evidentemente. Anzi, che ognuno ha il proprio compito, no? Diciamo, ci sono dei cambi regolari come un pianuro, no, oppure no, fa no, una no, trenata ognuno lunga? Fa ognuno fa la tirata e poi si tira da parte. Adesso stava Miolevic, si è tirato da parte sullo scatto. Sta tirando Noè quando adesso. È partito Zampieri. Non sono sicuro che sia Noè, credo sia... Stava tirando Vegelius dopo Miolevic. E dopo è passato Noè. Ed è passato Noè. Questo può essere o perché Vegelius sta tirando troppo piano e vogliono aumentare un qualcosina, o perché Noè si è accorto di fare troppa fatica e sa che non potrà tenere duro ancora a lungo, e allora è passato lui a tirare per dare, sì, la mano, far recuperare un attimino Vegelius, che potrà tirare ancora in seguito. Intanto bravissimo Zampieri, raggiunge tre battistrada già raggiunti però a loro volta da Perez Quapio, che se n'è andato. Sì, Perez Quapio era davanti, al suo inseguimento si è lanciato Zampieri, e ci dimentichiamo a questo punto completamente di Ristoff, di Brut e di Irisar, mentre parte Schwab, Visconti e Schwab. Hubert Schwab, già, sì, segnalatosi a Romandia, bravissimo a Romandia, è andato un po' in crisi nel tappone ma ha dimostrato coraggio anche lì. Un bellissimo Romandia per questo giovane basilese. Quindi... Dunque, gli svizzeri iscritti a questo Giro d'Italia sono 6, uno davanti, eccolo qui, è Zampieri, l'altro è poco dietro, vale a dire Schwab. Zampieri credo che sia in compagnia di Cioni, esatto, sì. Sì. Cioni passato alla Lotto, altro ex compagno di squadra di Patrick Calcagni alla Liquigas. Che se non mi sbaglio, Dario Cioni 2 anni fa ha fatto quarto in classifica generale. Eh sì, 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 non ti sbagli. Al Giro d'Italia. Può essere pericoloso, soprattutto quest'anno di stagione è andato molto forte e adesso lui sta salendo forte. Eh sì, e puntava proprio a far bene il Giro d'Italia, ha fatto tutta una preparazione mirata al Giro d'Italia, quindi Cioni cerca di così sorprendere un po' quelli più attesi, proprio per sfruttare una salita che è molto, sì, favorevole alle proprie caratteristiche. Dario Davicioni, che tra le altre cose ha doti di recupero particolarmente spiccate, anche perché uno di quegli atleti, non sono moltissimi, che hanno un regolare certificato rilasciato dall'Unione Ciclistica Internazionale di ematocrito alto, naturalmente, oltre al 50%. Eccolo Riccioni. Alle sue spalle però si sono mossi altri corridori, mentre là davanti ci sono sempre... c'è sempre Perez Quapio. Qui troviamo Schwab. Zampieri raggiunto, Sella, quindi, sì, da questo gruppetto. Là davanti c'è sempre Perez Quapio. Alle sue spalle questo gruppettino con Emanuele Sella, suo compagno di squadra, che evidentemente non tira un metro che sia uno, proprio perché questo gruppo è anticipato da Perez Quapio, la trita della Caisse d'Epargne e Perez Arieta. Comunque bella la fuga dei tre, ripresi a 8 km dall'arrivo. Certo, sono stati un po' favoriti dal fatto che una caduta nel gruppo per la pioggia nella più o meno metà corsa ha fatto aumentare di molto il loro vantaggio, però insomma sono stati comunque, sì, bravi, hanno fatto una bella azione.
gruppo Cioni, comprendente anche Zampieri e Schwab, oramai sul punto di essere riassorbito dal gruppo principale, sempre tirato dai compagni di squadra di Danilo Di Luca. Serrano forse? Sì. Strano, come ha fatto a cadere così Patrick? Scivolato. Scivolato? Se è scivolato vuol dire che la strada è un po' umida, forse sì. O si è, diciamo, lui ha ruotato con un altro corridore. Piepoli. E Di Luca. Piepoli, Di Luca. Leonardo Piepoli, vincitore lo scorso anno di due tappe al Giro d'Italia, lui che non aveva mai avuto un flirt particolarmente felice con il Giro. Intanto arriva anche Noè Piepoli, come detto, in questo periodo soffre soprattutto di alcune allergie al polline e di conseguenza aveva sempre fatto l'impasse sul Giro d'Italia. Poi però, come succede a molte persone, andando là con gli anni questi problemi e pian pianino riesce a superarli, li ha superati davvero alla grande lo scorso anno, partecipando per l'appunto al Giro in appoggio a Simone e vincendo addirittura due tappe due. Qui ritroviamo Perez Quapio, il messicano. Da dietro si muove Piepoli, si muove Noè. Arriva in maglia bianca anche Nibali. Con grande facilità Nibali. È forse uno dei corridori più in forma in questo momento della stagione, è piuttosto completo, sa scattare anche in salita, quindi beh, bisogna poi vedere cosa sono gli ordini di squadra, chi deve cercare di vincere la tappa, ma Nibali sicuramente è uno di quelli che è in grado di farlo. Non in volata però. Anche, perché no? Potrebbe vincere anche in volata. Con un arrivo come oggi, così al termine di una salita così lunga, può, sai, in cima a una salita di 13-14 km Sì, mi sembra però più esclusivo. Intanto sì, scatta Ricò. Quello non c'è dubbio. Scatta, mi sembra Ricò. Non era Piepoli quello. Ora cerchiamo di capirlo. Ah no, qui è ancora Piepoli. Però sempre Perez Quapio al comando. Il suo margine, vedete, di poco superiore ai 20 secondi nei confronti del gruppo principale, in testa al quale ci sono sostanzialmente sempre i soliti noti, sì, da Piepoli, sì, a Noè, a Nibali. Si aspetta però Armando, sì, beh, tutti certo aspettano il momento. Ricò aspetta la volata. E Sella fa da stopper appunto per favorire la fuga di Perez Quapio. È già Garzelli, sì? No, sia Arecche, però. Sì. Il russo dell'acqua e sapone, Aleksandr Arekhev, classe 82, e poi il gruppo principale che però si mantiene lì vicinissimo. L'unico fino a questo momento che è riuscito, non dico fare sconquassi, nemmeno a mettere seriamente in affanno il gruppo principale, ma insomma a creare un buon margine di vantaggio, è stato Perez Quapio, il quale viaggia sempre con un margine per l'appunto di una ventina di secondi nei confronti del gruppo principale, al quale rimangono agganciati ancora una settantina di corridori. Eh sì, segno forse di una, forse anche qualcosina in più. Sì, segno di una salita molto tattica. Mi sembra che tutti si controllino e nessuno. Ma è normale su questo tipo di salita? Sì, Marco, sì, abbastanza normale, però mi sarei aspettato un forcing maggiore da parte di un, di una squadra. Si vede che non si è in grado di farlo queste forze. Sta perdendo terreno nel frattempo per Squappio, 10 i secondi di vantaggio, come avete visto grazie anche alla grafica, nei confronti del gruppo dei migliori, nel quale lo ricordiamo più, non è inserito oramai più da tempo Gasparotto, la maglia rosa, che dunque al termine di questa tappa andrà sulle spalle di un altro corridore. Gasparotto vittima di quella mega caduta che ha caratterizzato e che ha influenzato per gran parte questa tappa, con il gruppo che aveva rallentato, con i tre davanti che avevano accumulato un vantaggio anche di 7 minuti, con botte distribuite un po' a destra manca, alcuni hanno dovuto pure ritirarsi, altri come Gasparotto hanno subito delle conseguenze non gravissime, ma insomma delle botte che non
permettono allo stesso Gasparotto di seguire al ritmo dei migliori, altri come Paolo Bettini, grosse botte pure per il campione del mondo, però ancora in grado di resistere a questo ritmo. Noè in testa al gruppo, qui ritroviamo Per Squapio. Noè che, ricordiamolo, è arrivato anche quarto a un Giro d'Italia, quindi che ha le qualità per eccellere anche in tutto. Era andato anche molto forte in quella cronometro finale che arrivava al Sestriere in quell'anno in cui appunto è giunto quarto a pochi secondi dal podio. 39 anni, il più vecchio corridore. Ed era il Giro vinto da Garzelli, tra l'altro. Ecco, sempre la Liquigas chiude la fila degli atleti in maglia verde di Luca. E attenzione a Rebellin che sta lì, lo vediamo in maglia bianca, la maglia bianca di leader del Pro Tour, sta lì in agguato. E Bettini si rialza. Sì, effettivamente. Ha provato a resistere fin qui Paolo Bettini, ora molla definitivamente il Papà Fì, che ha capito che non riesce più a seguire questo ritmo. Ha provato ad aggrapparsi soprattutto con la sua proverbiale grinta e il suo coraggio a questa andatura, ma evidentemente poi con le botte c'è poco da fare. È meglio rimandare un'altra occasione, per lui la speranza che i dolori diminuiscano i prossimi giorni e che si presenti l'occasione per lui favorevole. In effetti Bettini, con le qualità che ha in un Giro d'Italia come quello di quest'anno, con parecchi finali tormentati e troppo difficili per i velocisti, può sicuramente vincere tappe. Intanto ci riprova Piepoli, anche se è davvero un peccato perdere per strada un personaggio dalle qualità di Paolo Bettini, che è sicuramente avrebbe potuto piazzare il colpo vincente qui sul traguardo di Montevergine. E rilancia Piepoli. Piepoli, più che provarci, secondo me sta cercando di fare la corsa dura per Simoni e Riccò, che sono lì subito dietro, sono intorno alla quinta, sesta posizione. Tra l'altro Riccò mi sembra pedalare facilissimo. Sì, le due stanno pedalando bene. Ma Riccò, secondo me, è il maggior favorito, forse, di questo arrivo. Sta attento, cerca di non farsi vedere troppo fino al chilometro finale, ma Riccò veramente può vincere questa tappa. Beh, d'altronde l'ha dichiarato, lui ama... Qualcuno potrebbe chiamarle anche sparate, però in genere quando spara così poi ci azzecca. Lo ha detto chiaramente, il suo obiettivo quest'oggi è vincere. Sì, e il fatto che Piepoli tiri così significa anche che Simoni non è in difficoltà. Esatto. Che quindi anche Simoni sta abbastanza bene. Perché avevi qualche dubbio, Marco? Ma qualche dubbio sì, effettivamente. Però è vero che è difficile per un corridore di grande classe come Simoni staccarsi su una salita come questa. Nibali ora, con Di Luca a ruota. Quindi Nibali al servizio di Di Luca. Nibali per i soldi di Luca. Ecco, e quindi non farà la volata. Eh sì, tutto per Di Luca, segno che Di Luca sta veramente ma bene. Ma come è giusto che sia, d'altronde, perché è vero che Nibali ha qualità, ha motore, ha spessore, manca ancora un po' di esperienza, però è atleta davvero completo, anche se nonostante questa sua completezza, in volata evidentemente dà migliore garanzie di Luca. C'è stato un corridore della Stana che si è praticamente rialzato, ha fatto un buco. E ha fatto un buco. E coprire, colmare questi buchi in salita non è facilissimo. No, non è facile. Si è visto Garzelli che subito prontamente ha cercato di chiuderlo. No, mi stavo chiedendo chi era il corridore della Stana, non vorrei che sia Savoldelli. Penso Mazzoleni. Intanto meno di 2 chilometri alla conclusione. Coperti dagli alberi. Vedevo il sogno di Valprodirli da solo. Che vista che hai, Marco. Rimane però sempre al comando Per Squapio. E ricomincia a piovere. Per fortuna le curve nel finale sono un po' meno. Sempre Nibali. Tornanti. Ah, sta facendo un treno velocissimo. C'è Nibali. Anche Maio nelle prime posizioni. Iban Maio. Lo spagnolo della Sogno di Val a Prodire, che cerca assolutamente lo spiraglio buono per uscire da un tunnel che oramai dura da troppo tempo. Non penso quest'oggi, però se quest'oggi è lì con i primi Iban Maio, ve la credere che lo spagnolo poi sulle tappe e quelle più difficili, le vere tappe alpine,
potrà ritrovare i suoi spunti migliori, quelli intanto, che ormai non esibisce da qualche anno a questa parte. Sì, intanto Armando abbiamo forse sottovalutato Perez Quappio. 5 secondi. Che è protagonista di un'azione veramente di alto profilo. Come vediamo, l'abbiamo sottovalutato? Beh, dicevamo, torna indietro da solo, io almeno l'ho detto così, e torna indietro da solo, invece non torna indietro per niente. È vero che adesso c'è il forcing di chi insegue e chiaramente perderà molto terreno, però vediamo, il gruppo intanto si è rotto, restano una quindicina. Savoldelli non ne fa non parte. C'è. Non c'è Savoldelli in effetti. I primi danni quindi. Vuol dire che l'andatura è alta, perché per fare una differenza così in questo tipo di salita... Nibali sta facendo veramente un grosso lavoro. Dunque non c'è più Paolo Savoldelli, uno degli attesi protagonisti di questo Giro d'Italia, però sappiamo che Savoldelli è uno che calcola secondo. Ma se non è presente qui vuol dire che non è nelle condizioni migliori, qui bisogna essere presenti. Ultimo chilometro, ancora 1000 metri per Perez Quappio. Il margine nel messicano nei confronti di quel che rimane del gruppo dei migliori, pochi secondi. Saranno sufficienti? Lo scopriremo tra pochissimo. Sì, ora ci sarà comunque la volata del gruppo, guadagnerà tantissimo, ma Perez Quappio sta andando forte. Ritroviamo Perez Quappio. No, sta per essere ripreso. Eh sì. Ecco qua, il gruppo. Ah, Pellizzotti. Bravissimo. Con Di Luca c'è Damiano Cunego lì sulla sua sinistra, sulla destra c'è Leonardo Piepoli. Gargelli a ruota di Cunego. C'è anche Sella con Riccò che ora si porta lì all'altezza di Leonardo Piepoli. Prova Sella, ma non ce la fa, troppo alto il ritmo offerto da Pellizzotti. E Gargelli in buona posizione. C'è Simoni anche Simoni. Tiene. Rimane Di Luca, riconfermiamo la non presenza di Paolo Savoldelli. A questo punto vince Di Luca, perché è in ottima posizione, credo che sia tutto per lui questo finale. Occhio però anche a Gargelli, occhio pure a Riccardo Riccò che lì a ruota Di Luca. Ah sì, 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 c'è Riccò, Riccò Di Luca. Pellizzotti, Di Luca. Ben testa a testa. Riccò, anche Cunego, così come Gargelli. Mentre sembra essere in leggera difficoltà Gilberto Simoni, in effetti si volta Piepoli, aspetta per l'appunto Simoni, ma intanto qui ci si gioca la vittoria di tappa. Volata lanciata da Di Luca, Riccò in seconda posizione, Damiano Cunego in terza, ancora 100 metri, ora questa curva Di Luca prova a resistere al ritorno di Riccò, ancora l'arrivo Di Luca, prova a uscire Riccò, Cunego non ce la fa, testa a testa tra i due, vince Di Luca, secondo Riccò, terzo Cunego. Bellissima, bellissima vittoria. E poi arriva Gargelli, esulta Pellizzotti, pure Sella si presenta addirittura all'arrivo. E attenzione perché Gilberto Simoni qui non c'è. In effetti Simoni ha leggermente perso nel finale, arriva ora accompagnato da Piepoli. Esultano tutti gli altri della Liquigas. Avete visto anche la maglia bianca Nibali, preziosissimo per Di Luca nel finale di questa tappa decisamente esplosiva ed elettrica. E poi... quando si parla di esplosività e di elettricità, Di Luca non è secondo a nessuno. Ivan Maio arriva in questo momento, così come arriva Savoldelli. Ritardo di Savoldelli, avete visto, 40 secondi. Veramente è un po' eccessivo. Strano, è veramente oggi il perdente Savoldelli a questo punto. Soprattutto Savoldelli, anche un po'... Simoni? Anche un po' Simoni. Una decina di secondi ha perso Simoni. Sì, però l'ho detto, Simoni ha già 1,25, sì. Aveva già 1,25 in classifica generale. Diventano due minuti perché c'è la buona di 20 secondi per Di Luca. Quindi operazione veramente ottima, ottima per Di Luca. Patrick? No. Com'era? Tutto come previsto. Come previsto, sì. Sì, troppo facile. Troppo facile per il lavoro di Pellizzotti, anche molto bravo. Per il lavoro di tutta la squadra. Di tutta la squadra. Hanno cominciato la salita da Miolevic a Vegelius. Hanno dominato Liquigas. Hanno controllato perfettamente la salita. Non si sono fatti prendere dal panico a correre dietro, sì. Tutti quelli che a un certo punto hanno cominciato a scattare. Sono saliti regolari fino alla fine. Nibali ha fatto il lavoro grosso. L'ha fatto Nibali perché in quel momento è andato a chiudere il buco che c'era su Perez Quappio, sì. e ha messo in croce tanti, sì, corridori dietro. Scusate, naturalmente colpo doppio per Di Luca perché vince la tappa e riconquista anche la maglia rosa. Riccò comunque vicino in volata Di Luca,
Ci è mancato poco Patrick oppure no? Forse sì, sì, è chiaro. Io forse è partito un po' presto, perché è partito ai 150 metri, forse qualcosa. Forse che 200. Però il fondo è bagnato, però... quindi non voleva rischiare, voleva prendere diciamo le traiettorie che preferiva, perché lui sapeva di tutte queste semicurve sul finale dove avrebbe potuto scegliere le traiettorie. Forse l'esperienza ha giocato un ruolo. Sì, perché non è partito comunque di scatto, ha già vinto e probabilmente è partito, non mi ricordo quando aveva vinto o dove era partito, ma conoscendo Danilo di solito è molto ripetitivo, molto, sì, molto metodico su queste cose, e è partito lì e ha controllato bene Ricola, sì, tenuto dietro. Vedi come sceglie sempre la traiettoria, porta Ricò di qua e di là. Esatto, Ricò è sempre stato dietro e è riuscito a affiancarlo nel momento che Danilo ha alzato le braccia, perché fino a quel momento è sempre rimasto dietro. Dunque, la vittoria di Danilo Di Luca, il secondo posto di Riccardo Ricò, il terzo di Damiano Cunego. I battuti di quest'oggi, parzialmente Gilberto Simoni, decisamente Paolo Savoldelli, il quale perde da Danilo Di Luca 40 secondi, sommato il 20 secondi da buono. Questo significa che Savoldelli da Di Luca quest'oggi ha perso 1 minuto 1. Tantissimo, considerando il tipo di salita e... che appunto questo minuto può diventare molto di più quando le salite sono più impegnative, sì. E ora è atteso proprio un riscatto da parte di Savoldelli, una crescita di condizione. Oggi non ha dimostrato di andare forte come aveva dimostrato di andare al Romandia, e soprattutto anche perché questa è una salita adatta a Savoldelli, infatti. È una salita, sì, da rapporti, ed è una salita dove lui non doveva perdere, sì, secondi, ecco, a lui fanno paura sicuramente le ultime salite del Cinconale, 13.000 da Varedo, che sono pendenze molto dure, sì, però comincia a perdere qualche, sì, secondo strada facendo, diventa veramente difficile. Mentre molto onestamente io non sono così sorpreso del fatto che Gilberto Simoni su questo tipo di salita abbia perso una decina di secondi, lui è sempre stato un diesel, con gli anni è diventato ancora più un diesel, questa era la prima tappa. È difficile il Giro d'Italia con questa unica salita. Gilberto Simoni dà il meglio di sé quando le salite si susseguono una dietro l'altra. Sì, sappiamo che oggi doveva soprattutto, sì, difendersi, anche perché lui punta a essere nella condizione massima alla terza settimana. Poi, sì, come dici tu, Armando, in effetti lui ci mette un po' di più a, sì, introdursi poi, in un giro. Quando gli altri sono stanchi la terza settimana, lui viene fuori. Poi si è staccato proprio negli ultimi 400 metri, dove praticamente è partita la volata, dove bisogna essere scattisti e dove che è una, sì, cosa che Simoni non è. Bene, a questo punto direi che possiamo anche chiudere qui questa nostra telecronaca diretta sulle immagini di un gruppo, il gruppo dell'ex maglia rosa Gasparotto. Arriva in abbondante ritardo anche Paolo Bettini, sia Gasparotto sia Bettini vittima di una brutta caduta verificatasi nel mezzo di questa quarta tappa. Bettini ha provato a resistere ma poi non ce l'ha più fatta, a 4 chilometri dalla conclusione di questa tappa, che ha visto tutti i migliori presentarsi lì in volata per cercare la vittoria, e lì c'è stato il guizzo vincente, esattamente come nel 2001 di Danilo Di Luca, che non solo vince questa tappa ma vince anche la maglia rosa. Nella circostanza di Luca supera Ricco, Cunego e Schlecht, che chiudono nell'ordine. Da parte sua Gilberto Simoni perde una decina di secondi, Savoldelli una quarantina di secondi, ai quali però vanno aggiunti i 20 secondi da buono conquistati grazie alla vittoria da parte di Danilo Di Luca, che come detto conquista anche la maglia rosa. Grazie per la vostra attenzione, ringrazio anche Patrick Calcagni così come Marco Vitali, con il quale ci ritroveremo qui domani per commentarvi le fasi e finali, sostanzialmente gli ultimi 80 km, un paio di ore di telecronaca diretta della quinta tappa di questo giro. Grazie e buona continuazione di serata.